Ma devo dire che sono particolarmente contento di essere oggi qui a Bitti. Esattamente sei mesi fa, il 5 dicembre del 2020, eravamo qui a Bitti con le associazioni che vedo qua, con tanti volontari che in quel momento stavano operando e che avevano come base proprio questo campo sportivo, e abbiamo celebrato insieme a Bitti, simbolicamente uniti a tutti i volontari della Sardegna, la giornata internazionale del volontariato. Ma in quella circostanza abbiamo detto che ci saremmo rivisti presto. Noi non immaginavamo che a breve sarebbe partita questa campagna che fa parte della programmazione di Sardegna Solidale. Pianta un albero è un gesto d'amore. Abbiamo trovato la felice concomitanza e collaborazione con l'Agenzia Foresta, che ringrazio, nei suoi livelli regionali e territoriali, per tutto l'impegno che sta mettendo in questa iniziativa. E con loro abbiamo concordato di piantare 5.000 alberi in tutta la nostra regione. 5.000 alberi. Oggi a Bitti comincia questa grande avventura. Quindi per noi è estremamente importante questa iniziativa, perché apre la strada a tutte le altre che seguiranno. Ringrazio per esempio i volontari dall'Anglona che sono qua, da Perfugas a Tergu, a Nulvi, che domani già ospiteranno le iniziative che seguiranno questa di Bitti. Domani mattina a Tergu, domani a mezzogiorno a Perfugas, dopodomani a La Erru e poi dopodomani ancora a Oristano e poi subito dopo a Tortolì e poi a Tempio e poi a Villa Cidro. C'è un calendario di iniziative che è veramente una cosa bellissima. E tra queste, fatte tutte in collaborazione con le amministrazioni comunali come quella di Bitti, ci sono delle iniziative invece riservate a delle situazioni di accoglienza che hanno vissuto momenti di difficoltà e che ancora oggi si trovano in difficoltà. Sono le residenze sanitarie assistite, sono le comunità per disabili, sono le comunità per ragazzi tossicodipendenti, per ragazzi ex detenuti. Andremo anche nelle loro comunità a piantare alberi proprio in segno di ripartenza, di una vita che riprende e che in qualche maniera guarda al futuro. Vedete, noi stiamo piantando oltre 150 alberi qui a Bitti. Tra l'altro mi dicono Alloro, Carrubo e Leccio, se ricordo bene. E noi per l'età che abbiamo sicuramente non li vedremo grandissimi questi alberi, ma li piantiamo sapendo che i nostri figli e i figli dei nostri figli magari ci verranno a fare i picnic o a fare le loro feste e comunque ringrazieranno coloro che questi alberi hanno piantato. Allora questo sguardo che va oltre noi stessi, che va oltre le nostre storie, che guarda al futuro, che guarda all'ambiente, perché lasciamo ai nostri figli un ambiente che forse è migliore di quello che noi stessi abbiamo in qualche maniera praticato. Allora, la campagna è fatta proprio all'interno dell'Agenda 2030 dell'Europa e abbiamo scelto uno degli obiettivi, quello di piantare alberi. Ce n'è un'altra però che nelle prossime settimane partirà in tutta la Sardegna e si chiama Plastic Free. Vogliamo provare a ridurre l'uso e il consumo della plastica nella nostra regione. Naturalmente quella è una campagna che si svilupperà soprattutto d'estate, quando a consumare la plastica siamo forse più facilmente portati, mentre d'estate siamo meno portati a piantare alberi, perché proprio i tecnici di foresta ci dicono non andate oltre un certo periodo
perché altrimenti rischiamo di non farli crescere come si deve. Ecco, queste due campagne che stanno, ripeto, dentro l'Agenda 2030 sono i due impegni che ci siamo presi per il 2021. Credo che sia un segno importante che il mondo del volontariato sardo, fatto di oltre 1700 associazioni, di oltre 40.000 volontari attivi, di 60.000 volontari occasionali, di 90.000 volontari sostenitori, sia un mondo che si sta mobilitando proprio per dare un segno. Naturalmente non da soli, perché questo è una cosa che si fa in squadra, che si fa in equipe. E allora il primo ringraziamento, lo capite, è naturalmente alle associazioni del territorio che ci permettono oggi di essere qua con loro e di fare questa operazione. Ma permettetemi un ringraziamento particolare alle istituzioni locali, pubbliche, alla municipalità di Bitti, che ci ha accolto sempre con grande familiarità, direi anche con molta disponibilità, in tutte le circostanze. Il seme della solidarietà messo a Bitti, la ceramica artistica fatta a Bitti, l'anno internazionale del volontariato, anche se eravamo in mezzo al fango in quel momento, e così tante altre iniziative che si sono realizzate in questa città. Quindi grazie al comune di Bitti, grazie al sindaco, alla giunta, agli assessori, lo sentiremo tra poco, al consiglio comunale, alla cittadinanza. Un grazie particolare me lo permetterete alla comunità ecclesiale di Bitti, guidata da Don Totò Nicossu, con grande passione e con grande impegno. Di Don Tottoni se ne parla bene anche a Cagliari, e quindi... Sì, ma rimane qui però, Lo non so. È che ce lo portate via. Vabbè, ve lo lasciamo. So che sta facendo bene e noi ti auguriamo che continui in questa sua opera eccezionale. Però sappiamo quanto la comunità ecclesiale bittese si è mobilitata durante l'alluvione per le famiglie che avevano più difficoltà, quanto si sta lavorando anche sul piano formativo. Quindi Don Tottoni, noi ti ringraziamo per questa operazione, che so essere fatta anche in collaborazione con le comunità vicine a Bitti e quindi con gli altri tuoi confratelli. Oggi avrebbe potuto essere con noi anche il Vescovo, ma è impegnato a San Francesco di Lula, grande festa, dove naturalmente c'è la precedenza, e quindi, ma noi siamo ben rappresentati, quindi ci va benissimo così, grazie Don Tottoni. Un ringraziamento particolare a Foresta, qui è rappresentata dal Dottor Mele. Io ho avuto i primi contatti con i vostri responsabili regionali e devo dire che dal primo minuto c'è stata davvero una disponibilità totale, perché si è intuito che da parte nostra c'è solo la volontà di fare questo gesto, di aiutare le nostre comunità a crescere in sensibilità nei confronti del nostro territorio, ad andare addirittura in molti luoghi, lo faremo per esempio a Cagliari, a Sassari, a recuperare luoghi che sono abbandonati, che sono, come dire, deturpati in qualche maniera, e che andiamo a recuperare affidandoli alle famiglie, alle persone che vivono in quel territorio. In un quartiere di Cagliari molto periferico che si chiama Barracca Manna ci sono delle famiglie che hanno deciso loro di prendersi questo pezzo di terreno incolto, lo stanno lavorando e lo vogliono dedicare proprio al loro territorio, al luogo dove vivono loro e le loro famiglie con i loro figli. Ci hanno chiesto se potevamo piantare gli alberi da loro. Mi sembra che sia veramente un gesto importantissimo che nasce proprio dal basso, che coinvolge direttamente le persone. E anche questo credo che sia un elemento importante. Foresta ci dà la sua professionalità, ci mette a disposizione le piante, fa i sopralluoghi nel terreno, ci dice quali sono le piante più adatte per questi terreni, anche se noi ci siamo sovrapposti solo su una cosa. Nelle comunità di cui ho fatto cenno poco fa, nella maggior parte dei casi preferiscono alberi da frutta, in modo che possano essere anche utilizzati per le comunità. Bene, Sardegna Solidale
si è affiancata su questo la foresta nel fornire direttamente alle comunità gli alberi da frutta che meglio funzionano nei territori dove le comunità sono ubicate. Quindi grazie alla vostra struttura, dottor Mele, veramente questa collaborazione che durerà da oggi per tutto, diciamo così, la durata di queste iniziative fino alla concorrenza di una cinquantina di località dove andremo a piantare questi 5.000 alberi, credo che sia davvero una sinergia estremamente positiva e assolutamente anche da riproporre per altre circostanze. Io credo di aver parlato anche troppo, i giornalisti non amano discorsi lunghi e neanche la gente che ascolta, per la verità, però credo fosse doveroso dare un attimino le coordinate di quello che sta accadendo qui a Bitti, collegandolo a quello che accade in tutta la nostra regione. Il CSV di Padova ci ha chiesto di poter copiare questa iniziativa per farla nella loro provincia. Siccome non ci sono copyright, noi abbiamo detto che possono tranquillamente farlo, probabilmente da qualche altra parte si svilupperanno iniziative similari, così come noi non ci vergogniamo di dire che quando troviamo iniziative importanti realizzate altrove, siamo ben felici di poterle replicare anche nel nostro territorio. Credo che questo dia una boccata di ossigeno a tutti, in un momento di particolare difficoltà, soprattutto per questi ragazzi che credo siano nel liceo scientifico di diploma quest'anno. Qualcuno, no, ancora no, siete ancora giovani. Passerà anche questa pandemia, torneremo ad abbracciarci, a correre, a fare la ricreazione come la sappiamo fare noi, nelle scuole, ma soprattutto ricordatevi che poi c'è un dovere nei confronti della terra e dell'ambiente che queste piante testimoniano. E se voi vi fate anche padrini di quello che stiamo facendo oggi, sicuramente cresceranno nel modo migliore. Grazie a Rina, grazie all'Avis di Bitti, di Lula, di Onanì, grazie alle associazioni di questo territorio che poi penso sentiremo. Passo la parola, scusandomi per la lungaggine di